Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un vero e proprio boom delle cosiddette malattie del progresso, ovvero patologie come le malattie autoimmuni, malattie infiammatorie croniche a carico dell'intestino, piuttosto che diabete, malattie cardiache, sovrappeso, obesità. Sempre più studi testimoniano che uno dei motivi alla base dello sviluppo di queste malattie sia legato al cambiamento principale di quello che è il microbioma intestinale, ovvero un cambiamento a carico del numero e delle specie batteriche che popolano il nostro intestino. Quindi è evidente che se vogliamo cercare di prevenire alcune di queste patologie che ti ho appena citato e migliorare in generale il nostro stato di salute e forma fisica, dobbiamo partire dal curare meglio la nostra pancia. In questo video quindi vedremo alcune strategie alimentari molto utili per ottimizzare al meglio il tuo microbiota, facendo in modo che sia costituito da un numero e da specie batteriche ideali, sia per migliorare e ottimizzare lo stato di salute che di forma fisica e ovviamente per prevenire le patologie cosiddette tipiche del progresso. Iniziamo con il dire che esistono principalmente tre grandi tipologie di microbiota intestinale, definite enterotipi, che sono diverse essenzialmente tra loro per la specie batterica che è più comune, più abbondante all'interno del microbiota stesso. L'enterotipo batterioide, cosiddetto perché è popolato soprattutto da batterioidi, ed è l'enterotipo più comune che troviamo nei paesi industrializzati, dove l'alimentazione è ricca di prodotti raffinati, cibi industrializzati, ma soprattutto anche di carne e latticini. Un altro enterotipo è quello Prevotella, dove prevalgono appunto i batteri del genere Prevotella, ed è più tipico dei paesi meno industrializzati, dove c'è un'alimentazione meno ricca di carne, latticini e molto ricca invece in fibre. L'ultimo enterotipo è quello ruminococco, che appunto è a prevalenza di batteri ruminococchi ed è tra tutti l'enterotipo meno diffuso. Come avrai notato, quindi a seconda delle tue abitudini alimentari cambia proprio la tipologia di batteri che popolano principalmente il tuo intestino. Quindi se vogliamo migliorare la qualità e la quantità del nostro microbiota, dobbiamo partire per forza da cambiare le nostre abitudini alimentari. Sempre più studi testimoniano che per avere un microbiota in buona salute, quindi con un buon numero di batteri e soprattutto una buona qualità a livello di genere specie batteriche, è fondamentale assumere abitudini alimentari che favoriscano una popolazione maggiore dei batteri appartenenti al genere Prevotella e batterioide, e con una scarsità invece maggiore di quello che sono i firmicuti, i batteri cioè più diffusi nell'intestino di soggetti sovrappeso, obesi o comunque di coloro che si nutrono in maniera non adeguata e non hanno una buona forma fisica. Ma in che modo l'alimentazione può influenzare la qualità del nostro microbiota? Beh, devi sapere che il numero e le specie batteriche del nostro intestino cambiano in tempi veramente molto brevi. Bastano infatti anche solo 3 giorni di dieta un po' diversa dall'ordinario per iniziare a selezionare specie e numero di microrganismi diversi all'interno del nostro intestino. Quindi, se vuoi cercare di migliorare la qualità e la composizione del tuo microbiota, dovresti iniziare con una dieta di 3 giorni di tipo vegana principalmente, ovvero una dieta dove togli tutti i prodotti di origine animale, utilizzi esclusivamente cereali gluten free, perché ricordiamo che il glutine non è il miglior amico della flora batterica intestinale. Quindi almeno all'inizio è importante adottare in questi 3 giorni una dieta a base ad esempio di riso, di quinoa, di miglio, di amaranto, comunque cereali ricchi in fibre ma zero glutine. Ovviamente poi anche numerosi frutti, verdure di stagione, possibilmente più crudi che cotti, ma comunque cucinati nella maniera che più ti sovviene, insomma, come preferisci tu. Bastano quindi solo 3 giorni di dieta fatta in questo modo per ridurre drasticamente i cosiddetti firmicuti, quindi, come ti dicevo, i batteri che sono più comuni nel microbiota delle persone che hanno problemi di peso, e ovviamente vedere invece innalzare la quota di batterioidi e di batteri del genere Prevotella, migliorando notevolmente la funzionalità del tuo intestino. Ovviamente, dopo questi primi 3 giorni potrai ricominciare ad assumere carne, latticini, uova, prodotti animali, quindi di un certo tipo, con gradualità quasi tutti i giorni e anche reintrodurre un pochino di alimenti che contengono invece glutine, quindi frumento, eccetera. Questa è una strategia forse un po' estrema, ma che in poco tempo permette al tuo organismo di selezionare batteri migliori all'interno del tuo intestino e quindi di influenzare positivamente il tuo stato di salute. Potresti ad esempio ripetere più volte durante l'anno questa strategia dietetica, magari al termine di un periodo di vacanza, di un periodo di stress, o dove comunque non hai potuto osservare un'alimentazione più di un tanto corretta, con lo scopo appunto di rimettere un po' in sesto il tuo microbiota e quindi influenzare ancora una volta positivamente il tuo stato di salute e forma fisica. Poi nel tempo è ovviamente importante cercare di mantenere comunque certi accorgimenti, quindi un'alimentazione con un consumo moderato di carne, latticini, uova, un alto tenore di fibre e cercare di alternare il più possibile cereali integrali con e senza glutine. Oltre a questi accorgimenti di base, ce ne sono poi altri a livello dietetico che dovresti
utilizzare praticamente quotidianamente. Vediamone alcuni. Se sei un consumatore di carne, cerca di acquistarla da produttori locali o comunque di acquistare carne di animali allevati ad erba, non a mangimi, e possibilmente anche carne ovviamente biologica, quindi che abbia almeno sulla confezione l'indicazione della certificazione di alimento biologico. Questo perché anche se ad esempio la legislazione italiana ed europea vieta l'utilizzo di certe sostanze come gli antibiotici negli allevamenti, purtroppo sempre più indagini chimico-cliniche fatte nei laboratori rilevano comunque la presenza di tracce di antibiotici nella carne che consumiamo abitualmente. Quindi per evitare o ridurre il minimo possibile la presenza di inquinanti di origine chimica all'interno delle carni che consumiamo, è meglio acquistarle da produttori locali, come ti dicevo prima, o comunque carne di tipo biologico principalmente. Anche quando acquistiamo la frutta e la verdura dovremmo sempre avere un occhio di riguardo. Possibilmente dovremmo acquistare prodotti vegetali di origine biologica, quindi ancora una volta ottenuti secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, meglio ancora se sono prodotti sia in stagione che a chilometro zero, quindi acquistati da agricoltori locali, coltivatori locali. Evitiamo verdure di quarta gamma, ad esempio le classiche insalate in busta, così come frutta e verdura comunque confezionata, perché il più delle volte le aziende alimentari utilizzano dei conservanti o sostanze sanitizzanti che ovviamente ne diminuiscono le proprietà nutrizionali e soprattutto vanno ad influenzare in negativo la flora microbica intestinale. Evita anche tu a casa di lavare la frutta e la verdura per esempio con una mucchina o sostanze sanitizzanti di origine chimica di varia natura che diminuiscono le proprietà nutrizionali degli ortaggi e ancora una volta influenzano in negativo il tuo microbioma. Ricorda anche che frullare, triturare, cuocere fin troppo la frutta o la verdura altera ovviamente la biodisponibilità di numerosi nutrienti e quindi ne altera comunque le caratteristiche nutrizionali a 360 gradi. Cerca inoltre di acquistare prodotti che contengono lievito madre, quindi ottenuti secondo una lievitazione più tradizionale, non con il classico lievito chimico o l'eventuale lievito di birra tradizionale. Il lievito madre infatti va a conferire delle alterazioni, dei cambiamenti chimico-fisici proprio alla struttura dell'impasto che lo rendono molto più leggero, molto più digeribile, quindi tollerabile anche da parte del nostro intestino. Ovviamente l'ultimo consiglio che posso darti in materia, ma che oramai giunti a questo punto mi sembra anche abbastanza scontato, è quello di ridurre al minimo, per non dire eliminare il più possibile, gli alimenti industrializzati, confezionati, fatti con cibi proprio processati, quindi farine bianche raffinati, addizionati di conservanti, stabilizzanti, edulcoranti e chi più ne ha più ne metta. Oltre ad avere infatti scarso valore nutrizionale in generale per il tuo organismo, questi alimenti sono proprio nemici della flora batterica intestinale, quindi non aiutano di sicuro a selezionare specie batteriche utili per la tua salute e il tuo stato di forma fisica. Bene, per questo video è tutto, spero di averti dato qualche consiglio utile per migliorare il tuo microbioma intestinale, non dimenticarti che da questo dipende il tuo intero stato di salute e la tua forma fisica. Ciao e alla prossima!